questa volta sono qui da sola perché Matteo mi ha abbandonato per andare nei campi inoltrati dell'entroterra australiano. Ok, sembra che io stia per fare una cena in solitaria in questo carinissimo ristorante spagnolo ed è decisamente strano essere qui da sola senza Matteo. Mi sento protagonista del sequel di Mangia, Prega e Ama in versione australiana. Sono arrivata a Byron e sono arrivata nella mia nuova casa. Starò con una famiglia per 3 mesi. La casa è bellissima, poi c'è un cagnolino stupendo e insomma sì, è veramente bello. E la scuola poi è fenomenale, siamo tutti svizzeri, quasi tutti in realtà, però in realtà siamo tutti pazzi, è una scuola veramente alternativa e in confronto a Cairns è il paradiso, nel senso si fanno feste sulla terrazza, c'è musica, ci sono concerti, poi Byron è viva, è alternativa. Poi tra l'altro due piccole curiosità su Byron. È l'unica città al mondo che si è reputata di avere McDonald's in città. Quindi, nonostante McDonald's abbia fatto richiesta di aprire una filiale a Byron, c'è stato, non so, un referendum o comunque un rifiuto categorico di aprire questo tipo di multinazionale all'interno del paesello. E questo vi fa capire che tipo di persone ci sono a Byron. Infatti ci sono van dappertutto, la gente dorme in strada, c'è musica tutte le sere, è veramente un posto magico, sembra un po' di tornare indietro nel tempo. E se volete un'altra curiosità su Byron, a quanto pare in città non esistono semafori. È strano, ma è così, non esistono e non ho ancora assistito a nessun incidente, quindi direi che è una cosa positiva. Getton è il centro focale da cui si snodano più o meno tutte le farm nei dintorni, cioè il lavoro dei campi. E tutte le persone che sono qua infatti lavorano nelle farm. È la strada di casa mia, il quartiere. Un po' isolato. La vita di Getton alla domenica pomeriggio. È un po' così, un po' stile rustico, ognuno nelle sue case, nessuno per la strada. In realtà questa casa pare abbastanza tranquilla, però c'è un rave di là, però vabbè. Forse ho sbagliato qualcosa. Tutta gente che lavora nelle farm e che il weekend si diverte. Beh, è mattina, pare che dopo la festa di ieri e l'irruzione nella casa del padrone di casa,
la fuga generale di tutti nella festa improvvisamente in 4 secondi. Sembra che io abbia ancora una camera, se così lo si può chiamare. Sono due materassi uno sull'altro. E questo non è proprio l'ideale con scarafaggi e formiche che in questa casa la fanno da padroni. E la mattina seguente era tutta un'altra atmosfera. Adesso andiamo a vedere. Ed ecco il saluto finale con Seika. Did you wait for a long time? No. No. Ok. Ora sono tornato. Ah! L'avevo detto, 2 giorni sulla costa e torno. Sì, infatti, e già devo trascinarlo in bicicletta con 26 kg sulle spalle. Abbiamo un po' di roba, ma... Ah! Sono tornato sulla costa. No, finalmente... Ho trovato una sorta di lavoro alla pari. Mi danno vitto e alloggio, 4-5 ore di lavoro al giorno. Il vitto non sarà quello che è, ma l'alloggio invece. Si tratta principalmente di pulizia della casa, perché le serviva di affittare questa casa. Sì, i lavori sono principalmente... In questo momento sto facendo pulizia dei vetri. Allora sono un lavavetri, praticamente. Ho fatto carriera. Rilu, tutti i marinai gridano I love you. Tutti i maritaki gridano I love you. Sta ballando solo adesso, ha ballato per ore.